Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Ebbene sì, raga, ormai lo sapete tutti. Questo video credo che è il più atteso dell'ultimo periodo perché veramente me l'avete chiesto in tanti. Avevamo detto con 50 nel video delle Bedwars dove appunto lo carriavo, se raggiungeva 1000 like facevamo un video dove lui mi insegnava a fare pot PvP. Oggi 50 mi insegna non solo a fare pot PvP ma anche diciamo un po' di cose in generale, perché comunque ragazzi lo sapete, io ho solo fatto sempre Bedwars. Vi auguro una buona visione, passate nel suo canale. Raga, questo video deve giungere minimo 1500 like. Iscrivetevi, attivate la campanella e lasciate un bel like. Vi vediamo direttamente in game con il nostro 50 che ci insegna a giocare a Minecraft. Quindi, quanti like hai fatto nello scorso video? Ho fatto 1800 like e ne avevamo richiesti 1000. Quindi, bro, quindi dobbiamo fare un tutorial non perfetto di più. Esatto, bro. Allora, la texture pack te l'ho già passata. Esatto, ragazzi, sono con la texture pack di 50, la V1. Sta usando la 50 V1, nuova texture pack non rilasciata. Marques è la terza persona in tutto il mondo ad avercela. Minchia, mi sento fiero. Quindi, come server, server Minecraft PvP. Vabbè, Mineman. Okay. Mineman. E la versione, esatto. Naturalmente, ragazzi, ho messo 1.7 che me l'ha consigliata 50. Esatto, se vuoi giocare PvP, vuoi essere competitivo e tutto, 1.7. Vabbè, competitivo no, però magari migliorare un po' sì. Esci da qua che è competitivo. No, bro, minchia. Allora, qual è l'animale intelligente della foresta? Secondo me è Marques. Sai, non mi ricordo più come era la battuta, aspetta. È una questione di mentalità, per cui te quando entri nel practice, ok, devi avere la mentalità del leone, ovvero il re della giungla. E come fa ad essere il re della giungla? Perché non è il più grande, perché il più grande è l'elefante. Ok. Non è il più veloce, perché il più veloce è il ghepardo. E non è neanche il più intelligente. Quindi com'è che fa ad essere il re della giungla? È una questione di mentalità. Per cui te entri nel duel e te devi essere il leone, capito? L'altro deve essere la gazzella. Ok. Mentalità, prima chiave essenziale. La seconda è la texture pack, quindi la mia o la tua. Ok. Di base. E la terza, aver voglia di imparare e mettersi lì a sudare. Ok. Non esistono strade alternative più veloci, no. Le strade più veloci sono cittare. Diventa automaticamente un fallito. Ok. Qui non era da giungla, diventi proprio, cioè, la formica di merda che poi viene calpestata, capito? Ok, sì. Per cui adesso inizieremo a focalizzarci su dei punti chiave. E la prima cosa è, tu vabbè, giochi da quanto? Da PC da 4 anni e 2 anni da console. Facevo le vanilla in single player, in creative. Ok. Lascia stare, guarda, console, cioè. Okay. PvP, Bedwars da quanto? Fatto solo Bedwars da 4 anni. Però calcola che un anno ho quittato Bedwars, quindi in tutto sono 3 anni. Ok, perfetto. Quindi la mira un po' ce l'hai, no? Sì. Adesso preoccuparti tra le spadate, prendermi, farmi qualche combo. Ok, ok, c'ho la speed. Hai preso la capo? Sì. Ok. Minchia, che ho smirato in una maniera assurda. Ah, come esco dalle combo, bro, se non c'ho le perle? Non esci. Devi fare a tua volta. Uno ti morde, te la mordi più forte. Ok, il problema mio è che mi fanno male le mani dopo un po'. E l'altra cosa, ovviamente, dovrai migliorare la tua resistenza. Che ovviamente si fa, si impara giocando, cioè si migliora. Esatto. Ok. Bro, ma tu blocchi hit spesso? Te lo spiegherò il block hit. Ok. Eccolo, bravo, bella combo. Però dopo. Ok. No. No! Okay. Vabbè, dici. Allora, diciamo che di mira ci sei. Ok. Perché comunque la mira ce l'hai, giochi da un po' di anni. E quindi clicchi normalmente. Fast click. Fast click. Perfetto. Quanti CPS? 9-10, alcune volte 11 quando proprio. Allora, non ti dico è perfetto perché è quello che ho io. Mm-hmm. Però ci sta. Perché ovviamente su MC più click fai, meno knockback prendi. Vabbè, sì. Allora, vieni da me. Vieni verso di me cliccando WD e mirando verso di me. Così? Esatto. Ok. Esatto, questo è proprio tipo l'approccio che hanno tutti i peer quando si duellano. Tipo, così, vabbè, ok. Allora, movimenti sono questi. Allora, ci sono diversi tipi di combo. Metti che vuoi mettermi in combo, com'è che mi viene addosso? Faccio così, cioè mi faccio diciamo destra-sinistra, capito? Ma tieni premuto la W? Sì. Ok, ti insegno una prima cosa che può aiutarti a fare le combo. Ovviamente questo... Cioè ti aiuta soprattutto per quelli meno esperti nel gioco. Ok. Allora, quando approcci una persona,
e te tipo clicchi destra, sinistra, alla fine quella persona ha tutto il tempo per mirare su di te e tendenzialmente ti becca. Quindi facciamo così, come hai visto prima ci siamo hittati mille volte senza problemi. Ok. Una roba che puoi fare, non mangi lì, io sto arrivando, anziché tenere premuto W e D, lascio la W, okay, e poi la ripremo subito, facendo tipo uno scattino a destra o a sinistra. Allora, prova a venire verso di me. Non sempre viene, perché ovviamente è tutta una questione di tempismi, però come hai visto. Vabbè, sì, infatti mi hai combato, ok. Esatto. Roba che voglio sapere, setup, bro. Le setup, adesso ci arriviamo. Ok. Allora, infatti adesso ti ho spiegato come iniziare una combo. L'altro modo ovviamente è sperare che l'altro abbia meno mira di te. Vabbè, sì, e... ok. Quindi vai botta di culo, diciamo. Esatto. La seconda cosa è, una volta che sei in combo, okay, il boot up. Quindi il concetto del boot up, io ti ho preso magari in combo, anziché venirti dritto addosso, okay, facendo così, vedi che ti vengo dentro. Sì, ma ok, ok. Magari smetti di premere W, crea uno spazio. Blocchi ti crea uno spazio. S-tap crea un altro spazio. Ah, ok, capito. L'S-tap è un po' diverso. L'S-tap è un po' diverso perché oltre a creare spazio, cioè, vai praticamente indietro, non ho capito. L'S-tap sì, cioè, differenza del boot up e del block hit, anziché bloccare e basta il movimento in avanti. Cioè, fammi una setup, a minuto. Vediamo. Cioè, tipo di... Quindi, così. Ecco, allora, la setup è una cosa che fai anche di meno, perché non è semplicissimo. Ok, ok. Ok, ho capito. Capito. Va bene. Abbiamo parlato di come fare le combo, come tenerle. Ovviamente ci sono vari tipi di combo, o c'è la strafe normale, tipo la circle strafe che... prendi, tipo, vai di là, come quello che ti ho fatto prima, vai, okay, di là, sì. O c'è la straight line è tipo, ti prendo e vado avanti così, usi, è più facile con l'S-tap oppure col boot-up, okay. Boot-up è un po' più complicato, fai boot-up e blocchi, tipo unisci due. Allora, block hit è utilissimo, ma può essere anche dannoso quando fai pipì, okay, nel senso che te devi fare block hit quando pensi che l'avversario ti sta per hittare, quindi okay, quando tipo mi avvicino a te e mi stai per hittare, inizio la combo col block hit, tipo così. Ok. Dove stai, okay, da un po' che ce l'ho lì. In pratica te approcci una persona, quando sai che sei a una distanza che sta per avvenire la hit da tua parte o dalla sua parte, fai un block hit. Così se ti becca, prendi meno knockback, meno danno, okay, e riesci a prenderlo in combo. Quindi ovviamente la prima hit che vuoi tirare, un block hit. Poi quando okay, stai facendo le combo, anziché butappare o altro, puoi block hitare. Come vedi è abbastanza efficace. A me piace unire sia il boot up che il block hit, mi aiuta a fare un combo più longevo, insomma. Questo combo qua che stai facendo è tipo stai io di, quella è quella che so fare meglio, diciamo. Esatto, bravo, bravo, bravo. Ok, già qualcosa sto capendo. Ok. Quindi, insomma, adesso facciamo una fight di gapple. Utilizziamo due gapple a testa o tre, facciamo tre. Quindi una per iniziare e due poi. Esatto, bravo. Ok. Vediamo cosa hai imparato. Ovviamente non sono cose che tipo... Vabbè, sì, che impari subito, e... sì. Esatto, cioè, sai la teoria, ma poi quando devi fare la pratica è un altro conto. È per quello che ci vuole tanta pratica. Ok. Io l'altro ho buttato pure, quindi... Oh, bella questa. Piano un gappolo. Ah, ne abbiamo ancora un altro, no? Sì, ultima. Ok. Adesso facciamo una roba, tocchiamo un altro tassello. Bro, il problema è che quando arrivo a queste condizioni proprio muoio, perché non mi fa male la mano, proprio non riesco più a fare nulla. È una questione. Inizio di... a fare 4 CPS, bro. Perché giustamente te giocando Bad Wars, in ogni caso... Cioè non fai mai sti fight così, esatto, lunghi. In ogni caso okay, ti bello ancora in gapple, così ti insegno un'altra cosa. Vai. E te prima stai parlando di salti, no? Sì, esatto. Okay. Io non salto mai adesso, prima saltavo, infatti poi ho smesso. Allora, saltare di per sé non è una cattiva idea, ma okay, come lo fai? Cioè, allora, fai PvP seriamente, vieni. Vabbè, a parte sì che è normale, cioè vedi, ti ripete le combo della madonna, cioè, ok, sì, esatto. Hai visto? Se salto mi fai volare, di base. Esatto. Non c'è proprio motivo di saltare in questo modo. C'è tuttavia un altro modo di saltare. Allora, in capito che magari ti sto prendendo in combo e... inizio a saltare per farti qualche crit. Esatto, no, quello io lo usavo. Esatto, e tipo, vedi, così. E se lo fai bene, se ti viene bene,
ti vengono delle combo che sono tipo assurde e levi un casino di danni perché stai facendo anche critici. Se invece non le fai bene, okay, subisce, basta, e non ti conviene, basta. Okay. Quindi sostanzialmente vedi che stai prendendo un in combo, puoi permetterti di saltare, ti dà un vantaggio assurdo. Ovviamente sta attento che appena chi ti fa rimbalzare via, vabbè, si devo a saltare, okay, cioè, se no voli. Esatto, se no stai solo chiedendo di volare. Okay. Altra cosa che ho appena fatto, che io salto, okay, io uso il salto quando faccio PvP, penso sia utile, e lo uso precisamente in un contesto. Allora, inizio a fare in PvP. Tipo, in questo momento io non ho preso un cazzo di knockback. Ok. Perché? Perché ho saltato. Quando ti dico di hittarmi, devi hittarmi. Adesso, mentre sto saltando in alto, che sto ancora salendo, hittami. Ok. Vedi quanto knockback ho preso? Ok, sì. Ok. Adesso hittami quando sto scendendo. Vedi quanto knockback, okay, ho preso? Sì. Quando sto scendendo e uno ti hitta, il knockback è ridotto. Se prendi giusto il tempismo, non prendi knockback. E okay, questa sì, può essere una cosa utilissima. Vabbè, ovvio. Cioè, io sapevo solo che per non prendere knockback facevi tanti CPS e poi normalmente combavi e basta. Cioè. Sì, ovviamente se fai tanti CPS. Cioè, io ma te che click usi adesso? Jitter? Fast click. Fast, ah, fast, ok. Quanti ne fai te? Come te, anzi, forse un in meno. Comunque, okay, adesso, in questo momento qua... Tu non prendi nessun... Non prendi knockback, bro. Infatti, in questo momento qua sto jitter cliccando. Ok. Ne faccio 13, 14, 15, dipende. Non prendi knockback, è vero. Vedi? Sembra, bro, che cazzo è l'anti-knockback, giuro. E questo è quando uso il jitter click. Proviamo un attimo col fast click, allo stesso modo. Adesso vado di fast click. Ok. Sempre che comunque ne prendi di meno di knockback. Appunto, bro. Sostanzialmente, modi per rompere... Quando ti sta combando, per rompere una combo... Io vado dietro e va. Esatto, sembra che magari sta a tipo 8 blocchi mentre ti sta colpendo. O lo hitti e ti giri subito. Prendere in 1-7 significa che uno sta correndo. Vai, corri verso di là. Questo è prendere in 1-7. Adesso mi sei scappato, però prendere in 1-7 è tipo una cosa che te, uno sta scappando, te lo hitti. Quando prende il colpo rallenta un attimo, per cui nonostante tu gli abbia dato knockback in avanti, lui si rallenta, per cui continui a riuscirlo a combattere. Ma che minchia! Allora, vabbè. Cazzo, le sapevo tutte queste cose. Quindi questa sostanzialmente era l'infarinatura del PvP. Okay. Adesso tu mi hai chiesto il bot PvP, quindi... Vale, io vorrei, bro, veramente, non so quanto pozzarmi. Allora, facciamo una fight sera, vediamo un attimo come ti pozzi e poi ti correggo. Ok. Oh, qua ho sbagliato tutto. Esatto, già. Ok, già c'è un paio di cose da dirti. No, no, ma vabbè, non avevo la bozza. Tranquillo. Ok. Allora, quindi te fai un errore che fanno tutte le persone che si apprestano ad entrare nel mondo del bot PvP. Ok. Ovvero, te quando ti pozzi, fai così. Giusto? Sì. Abbassi la testa e ti pozzi. Sì. Ecco, questo non lo devi fare. Se ti pozzi in questo modo qua, che sei per terra così, appena, okay, non ti colpisce, finisci di là, la pozza rimane di là. Okay, quindi non ti curi? No. E soprattutto quando stai correndo, andando destra, sinistra, così, rischi sempre che non ti arriva mai tutti e quattro i cuori che dovrebbero arrivarti. Quando ti pozzi, devi andare avanti e cliccare. Non devi fare altro. Così, okay, esatto, bravo. Quindi proviamo a fare due PvP. Tieni in mente come pozzarti, io adesso non è che ti vengo aggressivo o altro. Oh, bella combo, Cristo. La combo migliore fino adesso. Però pozzarti. Vedi, mamma, è incredibile. No. Negli anni che ho iniziato a giocare ho imparato a pozzarmi, tipo, non so neanche riprodurtelo, una roba così. Ok, che cazzo, cioè, vuol caso, dire? Che, cioè, nel senso, quando giocavo, sì, sì, mi dicevano c'è la kill aura, c'è l'autopot, così. Quindi questo è quasi tutto. Ultima cosa, le perle. Ok. Io non sono la persona più indicata per spiegare come usare le perle, perché davvero, cioè, le uso abbastanza male. Ci sono tanti modi di usare le perle. Qualche modo è più tipo da bastardi. Ma io le uso per uscire dalle combo? Allora, per uscire dalle combo è un ottimo modo di usarle. Magari una persona che riesce a prenderti facilmente in combo, per evitare di perdere due pozioni, perle via, ne usi solo una e, esatto, e che ti freghi. Detto questo, diciamo che siamo praticamente alla fine. Ovviamente puoi parlare agro, tipo uno ti sta prendendo così, premi in combo. Ok. Ti perli addosso. Vabbè, ah, ok, sì. Capito, questo, capito. È sostanzialmente il pot pipi. Okay. Anche qui, infarinatura generale. Ovviamente tutte robe che sai... Però per appunto metterli in pratica. Ah, beh, ci vuole del tempo. Sì, 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 ovvio. Ci vuole tanto. Questo è sostanzialmente tutto. Volendo, possiamo fare un'ultima fight. Una debuff?
Esatto, okay, per giusto per chiudere. Discorso. Quindi ovviamente non ti preoccupare se fai lì le pozze e quant'altro, perché non interessa a nessuno, l'importante è fare okay. le cose e poi fai pratica. Adesso mi hai preso mio caro da 7 blocchi, troppo forte. Niente. Vedi, questo è l'effetto che faccio io. Quando... bro, sì. Ma soprattutto la tua pack, eh? Esatto. Ok. Perché ogni tanto droppi la roba? Oddio. No, ah, ma... è vero. Ah, ultima cosa che ti devo insegnare, cioè la base del pot PvP. Quando stai facendo PvP, no? Ok. Un'altra cosa che fai quando, quando uno ti sta venendo contro, oltre a tipo mangiare e saltare. Ok. Questo. Ovvero, okay. Mentre ti... Aspetta, ho capito. Mentre tieni premuto il tasto destro, premi anche la Q. E ti fa fare quegli... Mentre mangi ti fa fare quegli sprazzi di... Di boh, velocità. Di sprint, tipo. Esatto. Ti ok, fa sprintare... ho capito. Vai, finiamo il fight. Vai. La differenza tra agro e tryhard è che uno può... Okay. Cioè, se uno tryhard vuol dire che c'ha proprio la get ready di fianco, il panno per asciugarsi okay. il sudore. Ok, l'asciugamanino. Ok, capito. E anche lì l'ho missata malissimo. E sostanzialmente, cioè, ci butta l'anima. E invece andare agro significa semplicemente che magari non dai il tempo all'altro di pozzarsi, di refillarsi e tutto quanto. Tipo quello che hai appena fatto adesso. Ok, esatto. È da bastardi. Comunque in ogni caso, se uno ti sta pressando, anche se sei in panico e devi prenderne subito altre, se te l'hai presa a caso, hai meno possibilità di poi refillarti l'inventario, cioè la hotbar velocemente, perché è tutto in casino. Per cui quello che ti consiglio è seguire uno schema, che poi, cioè, se guardi video PvP lo vedi. Per esempio, io parto prima dalla prima row di pozze, poi okay. vado di fianco e insomma cerco di averci okay, non ho pozzato. Ok. Vabbè, chi se ne frega. Comunque, bro, devo dire, ho scoperto un botto di cose. Veramente, bro, non proprio sapevo, GG. Perché vabbè, comunque mi fa piacere, ovviamente. Cioè, ho giocato solo Bed Wars su Minecraft, cioè nel senso. Ma ognuno c'ha le sue robe. Poi ovviamente se uno ti insegnava a giocare build UHC, ci sono tipo 3000 robe in più anche lì. Ci sono tutte le strategie, tutte le cose che ti dicono, fai questo per vincere, no? Capito? Mm-hmm. Per cui... Cioè, ognuno, ogni modalità al suo perché. Sì. Bro, io ti ringrazio davvero. Veramente, grazie adesso, mille. Quando vuoi. E nulla. Adesso vediamo, bro, se col passare del tempo magari miglioro. Magari ci facciamo un altro fight, esatto, poi più là. Esatto. Quando vuoi. Comunque, raga, veramente ringrazio PFT. Passate nel suo canale, ve lo lascio in descrizione. E nulla, quanti like, bro? Quanti like, ma direi che dopo questo tutorial minchia, fatto bro, bene. Io direi non è solo PvP, questa è mentalità PvP, esatto, di vita, capito? Questo è tutto, per cui 2000 like. 2000 like. Regà, 2000 like e poi vediamo di fare qualcos'altro assieme a 50. Nulla, regà, vi invito quando ad iscrivervi, attivare la campanellina perché tutti i giorni quindi si iscrivono al video e nulla. Bella.